Domani ci saranno le elezioni primarie, e le primarie di coalizione. E tanti sono i temi che non sono stati affrontati. Il tema che più mi sta a cuore, quello della lotta alla criminalità organizzata, al potere dell'imprenditoria criminale, è stato purtroppo marginalizzato, considerato secondario, quasi inesistente, come se fosse una specie di orpello morale. Cioè, tutti i partecipanti alle primarie hanno dato per scontato che ci fosse l'impegno alla lotta alla criminalità, un poi, un silenzioso dare per scontato. Errore molto grave. Avrei davvero voluto che fosse il grande tema. Un tema che in maniera fallace si considera soltanto relegato al sud e quindi ad elettori meridionali, e quindi si ha paura spesso, molti politici hanno paura di poter considerare questo un tema nazionale che porta voti, consenso, che mostri davvero il programma. Nulla di più falso, e mi dispiace molto che è stato considerato un elemento marginale. E vorrei tanto che il centro-sinistra si renda conto di quanto in questi anni si è sbagliato a delegare questo argomento a un problema morale, a delegarlo soltanto a forza dell'ordine della magistratura. Ecco, magistratura. Mi piacerebbe moltissimo che dopo queste primarie possa esserci una riflessione vera sul tema giustizia, sulle contraddizioni della giustizia. Cosa che è stato impossibile fare in questi anni, perché qualunque riflessione, qualunque idea di riforma, la giustizia veniva associata a quella berlusconiana, tentativi di legittimazione, casamento degli uffici, di blocco delle possibilità degli inquirenti. No, la giustizia va riformata. E adesso siamo liberi dal berlusconismo. Possiamo affrontare un seguito a questo, senza sentirci di star dando munizioni al nemico. Con nemico non intendo il male politico, con nemico intendo chi ha fatto di tutto per delegittimare la democrazia in questo paese, ha fatto di tutto per non far costruire fiducia nei cittadini. Sono cresciuto al sud, so bene quanto pesi e non avere fiducia in se stessi, di pensare che tutto è una chimica, una schifezza. A quel punto può parcheggiare male, perché tanto l'assessore mangia sugli appalti. Puoi comportarti male, perché tanto c'è sempre chi fa peggio di te e non paga. Questa è la cosa peggiore. Che possano queste primarie, che possano il futuro politico di destra, di sinistra, di centro, ridare fiducia. Fiducia significa, citando Alvaro, che possa rompersi quella malinconia per cui vivere onestamente è inutile, così diceva Alvaro. E quando questo accade il paese è un paese disperato. E invece no, l'impegno, la bravura, il talento devono tornare al centro. E anche di smettere quella bile feroce verso tutto ciò che non condividiamo. Se non condividiamo significa che è un corrotto, se non condividiamo significa che è un nemico. O peggio, credere che chiunque possa rivestire un ruolo importante sia stato corrotto, sia arrivato lì per amicizia, e quindi tutto ciò che è dirigenza, tutto ciò che è responsabilità automaticamente diventa squallido di tutto. Da dove partire per fare questo? Dai diritti. La battaglia essenziale, quella sui diritti. Quelli che vengono considerati proprio secondari, come appartenenti a una minoranza, cioè le famiglie di fatto, le battaglie sui diritti gay,
la possibilità di far paura alla legge sull'omofobia e sulla transfobia, riflettere sul fine vita, ancora stiamo parlando di questo, è da qui che deve riflettere tutto. Gustavo Zagabreschi dice: ripartiamo dalla Costituzione, lì ci sono tutte le risposte, e bene sono risposte per le minoranze, anche per le minoranze, perché sono proprio loro a essere cimici di trasmissione di diritti per tutti. E in ultimo, il problema delle carceri, un allarme fondamentale che sento di fare. Anche qui non se ne è parlato abbastanza, in questa primaria di coalizione, che è stato uno dei temi, non il tema. La crisi economica si affronta anche con queste strade. Le carceri stanno esplodendo, sono diventate delle strutture mortificanti, di tortura. Qualcuno dirà, ben di stare, ma io vorrei suggerire alla persona che commenta in questo modo che le mafie vincono e vivono di carceri cavie, di carceri tortura. Perché vincono? Perché il carcerato che entra, magari disperato, con un banale furto, per piccolo spaccio, viene vessato, picchiato, maltrattato. E questo lo porta ad avvicinarsi all'organizzazione. L'affiliato non viene sfiorato, l'affiliato non viene maltrattato, l'affiliato ha tutto ciò che deve avere. E quindi più le carceri sono così, più nelle carceri vincono le organizzazioni criminali. Riformare le carceri, permettere che possa esserci una democratizzazione del sistema carcerario, significa sconfiggere le organizzazioni criminali. Ecco, senza aver parlato tanto, ma l'idea che l'Italia possa essere un laboratorio di nuove idee, di nuovi progetti, è la mia grande speranza. E la battaglia alla corruzione parte dalle riforme sui diritti, sul carcere, dalla possibilità di comprendere che i capitali criminali che in questi anni hanno dominato e che con la crisi domineranno sempre di più, non sono una delle battaglie, ma la prima battaglia. E sarebbe bello che domani un vincitore di queste rivali, il primo discorso, possa farlo proprio su questo. Grazie. Ritengo l'impegno per libertà e giustizia un impegno necessario, un laboratorio di idee, una riflessione continua, un laboratorio, un'officina. E mi piace essere parte di tutto questo.